Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e lui è Gizmo. Oggi siamo qua a fare la recensione di Premutus. Terzo film di Olaf Ittenbach, pubblicato da Home Movies per la collana Spasmo Video. È un altro cult, ma secondo me è il miglior film tra quelli che ho visto fino adesso diretti da Olaf Ittenbach, perché è maturato tantissimo, sono migliorati un po' i mezzi, ma ora vediamo ogni cosa con calma. Rimaniamo sempre nell'ambito del trash, quindi non aspettatevi cose patinate. È un film comunque trash, con mezzi superiori al passato ma comunque limitati. Il cast è decisamente migliorato. Olaf è sempre il protagonista dei suoi film, gli attori intorno a lui sono più bravi rispetto al passato, ma diciamo che la parte attoriale e dei dialoghi è sempre di basso livello. Le telecamere che usa sono televisive, quindi non gira in pellicola, sono telecamere televisive e il film è in formato 4/3. Qualcuno che non è abituato potrebbe storcere il naso. Io ci sono cresciuto vedendo i film in 4/3. La storia. Premutus è il primo angelo caduto, un essere malvagio in grado di riportare in vita i morti. La particolarità di questo terzo film è che la storia è molto più articolata. Ed è articolata bene, è sceneggiato bene. Ci sono addirittura delle parti in costume, insomma, ambientate nel passato. Ci sono varie epoche storiche e vedremo il personaggio, il protagonista, reincarnarsi in varie epoche. Fondamentalmente tutto è una scusa per far reincarnare questo Premutus nel personaggio principale interpretato da Olaf Ittenbach e praticamente uccidere tutti, far risorgere un po' di morti e poi alla fine ci sarà un gran macello. Molto bella la scena in cui Premutus si reincarna perché gli escono dei tubi metallici, c'è del filo che avvolge la faccia. È veramente una cosa molto molto bella, ricorda un po' Tetsuo del 1989 di Tsukamoto, ma non è l'unica citazione. Secondo me c'è anche una citazione di Street Trash, film di James Muro del 1987, che vi consiglio assolutamente, dove c'è questa sostanza che quando viene bevuta si esplode. La stessa cosa la vediamo anche in Premutus. Olaf Ittenbach è veramente un amante del cinema a cui piace citare, riprodurre anche certe cose che sono state viste nei film dei grandi registi horror americani, italiani, eccetera. Per esempio c'è anche una scena che richiama palesemente il Necronomicon, perché lui apre questo libro che è tutto, ma è un libro che sembra proprio il Necronomicon. C'è anche una scena, mi sembra, dove cita anche Rambo, cioè proprio qualsiasi roba, è proprio una spugna che assorbe il cinema. Gli effetti speciali sono ovviamente una cosa fenomenale, sono sempre bellissimi, divertentissimi. Questa volta sono più raffinati e più eleganti, più strutturati, fatti meglio. C'è addirittura una scena con uno scheletro veramente degna dell'Armata delle Tenebre, sembra uscito veramente da una produzione di tutto rispetto. Ci sarà anche nel combattimento finale con tutti i morti eccetera un automezzo che romperà un muro distruggendolo, ragazzi, cioè veramente non ve lo aspettereste mai. È veramente stato impiegato di tutto in questo film. È un film anche visionario, con trovate anche di montaggio particolari. C'è un momento in cui c'è un cambio di inquadratura e si apre l'immagine nella testa del protagonista e sembra quasi che lui tramite il montaggio gli voglia spappolare la testa in due. Questa è una cosa molto carina, perché conoscendo Ittenbach, quando vedi quel taglio lì ti viene subito in mente questa cosa qua. Tra i tre film che lui ha diretto, personalmente questo è il mio preferito. E mi piace molto la sua ossessione per i demoni, per l'inferno, per il mondo religioso. Ci sono sempre delle situazioni di questo genere, questo è forse il film che di più parla di religione, quindi lui si sfoga totalmente da questo punto di vista. Ve lo consiglio. All'interno trovate negli extra il terzo episodio di German Ultra Gore, mini documentario scritto e insomma ideato e realizzato da Silvia e Jason della pagina Facebook Horror Dipendenza, due veri esperti di horror. Il documentario è veramente bello, perché guardare questo documentario è un po' un modo per dire ok, adesso ho tipo una tonnellata di film da andare a cercare. Ci sono veramente tantissimi film da andare a scoprire, insomma, legati al genere ultra gore tedesco. German Ultra Gore.
veramente stupendo. Poi ci sono i soliti vari trailer, così, cose di questo genere. Ma c'è una cosa in più particolare che mi è piaciuta molto. Si chiama Hittenbach Roswell Alien. Allora, lui, Hittenbach, e il suo team, insomma il suo gruppo di lavoro, hanno deciso di ricreare il famoso filmato che si spacciava per vero dell'autopsia dell'alieno di Roswell, e lui ha fatto una sorta di mini episodio in cui fa vedere come realizzano un alieno con i loro effetti speciali, ma un alieno appunto che si possa aprire e fargli l'autopsia, quindi fa vedere come creare tutta questa cosa qua e come creare un fake. Per lui era una sfida, un mini doc molto molto carino che c'è in questo film. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Ultima cosa finale, perché mi sono sempre dimenticato di dirlo: tutti quelli con cui parlo di questi film mi hanno detto che figata che sono le copertine della Spasmovideo. Sì, le ha fatte Giorgio Credaro, che è un illustratore, fumettista, insomma un disegnatore veramente... ma non è solo bravo tecnicamente. Io tra l'altro ho fatto la scuola del fumetto, quindi un pochino me ne intendo di disegno, e quello che posso dire è che non è bravo solo tecnicamente, è creativo. Diventi curioso di sapere come realizzerà la copertina del prossimo film. Attribuisco grande merito a lui, perché avere una bella copertina ti aiuta a avvicinarti a un prodotto. Poi dopo chiaramente il prodotto deve essere di qualità, e questi qua sono prodotti che, per chi ama il cinema trash, ultra gore, splatter, violentissimo, sono prodotti indispensabili, cioè devono essere assolutamente acquistati. Complimenti a Giorgio Credaro per le copertine, andatevele a vedere tutte perché sono una più bella dell'altra. Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ci vediamo al prossimo video.